indagato il comandante della Polizia Municipale di Reggio, Antonio Russo, assieme alla dirigente comunale Battistina Giubboni, a margine del processo che vede alla sbarra tre vigili per l'uso dell'auto velox in tangenziale. Potrebbero riprendere a breve i lavori della tangenziale di Novellara. Il TAR accoglie il ricorso della Bacchi di Boretto, annullando la revoca delle certificazioni antimafia. Dopo il deferimento nel caso del calcio scommesse, la Reggiana ha tempo fino a sabato per preparare il memoriale difensivo, udienza fissata per il 3 agosto. La Lega Nord cerca di spiegare uno dei motivi del caro bollette IREN. Secondo il consigliere Andrea Parenti, il costo del metano verrebbe automaticamente convertito in quello del teleriscaldamento. Secondo una recente indagine, cresce il numero degli imprenditori della montagna, ma mancano le infrastrutture e la rete dei trasporti è scarsa. Mercoledì 27 luglio, buona serata a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Guai in vista per il comune di Reggio. Aperto un fascicolo sul comandante della Polizia Municipale di Reggio ed una dirigente comunale. Le accuse sono abuso d'ufficio, falsa testimonianza, omissione di atti d'ufficio. Ma sentiamo tutti i particolari da Isabella Trovato. Il comandante della Polizia Municipale di Reggio, Antonio Russo, è indagato per abuso d'ufficio e per falsa testimonianza. Insieme a lui è indagata anche Battistina Giubboni, dirigente dell'Ufficio Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, per omissione di atti d'ufficio. Ad accusarli è il pubblico ministero Luciano Padula, a margine del processo che vede imputati tre agenti della Polizia Municipale, l'ispettore Fabio Brindani, l'assistente Stefania Ferri e l'agente Alessandro Russo, anch'essi per abuso d'ufficio, per avere utilizzato gli autovelox nascosti dietro una siepe, violando le prescrizioni del codice della strada. Per capire come mai il sostituto procuratore abbia aperto un procedimento parallelo a quello dei tre vigili a carico di Russo e della dirigente, bisogna fare un passo indietro e tornare alla penultima udienza. In quella circostanza il numero uno della polizia locale dichiarò che gli agenti avevano eseguito i suoi ordini e che la scelta della postazione era l'unica possibile per ragioni di sicurezza. Il PM ha avviato ulteriori indagini, verificando insieme alla Polizia Stradale altre possibilità per piazzare l'apparecchiatura. L'indagine si è poi estesa alla dirigente perché non ha avviato il provvedimento disciplinare d'ufficio a carico dei tre vigili, come previsto dalla legge. Intanto, 8 automobilisti si sono costituiti parte civile e sono assistiti gratuitamente dall'Automobile Club Padania. E sull'indagine aperta a carico di Russo interviene la Lega Nord, che ne fa una questione politica e invita il Partito Democratico a chiedere le dimissioni del sindaco Graziano Del Rio, che ha la delega alla Polizia Municipale. L'amministrazione comunale invece ha espresso massima fiducia nei confronti della magistratura e dei dirigenti comunali, certa che tutto si chiarirà. Cambiamo argomento. Potrebbero riprendere a breve i lavori della futura tangenziale di Novellara. I giudici del TAR di Parma hanno infatti accolto il ricorso della ditta Bacchi di Boretto, annullando la revoca della certificazione antimafia. Vediamo. È stato accolto il ricorso presentato dall'impresa Bacchi di Boretto. Il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, competente in materia, ha ritenuto valide le giustificazioni avanzate dall'azienda guidata dall'imprenditore Claudio Bacchi, che si era visto bloccare l'attività nel cantiere della futura tangenziale di Novellara da un provvedimento del prefetto di Reggio, Antonella De Miro, per il rischio di condizionamenti mafiosi. Proprio contro l'interdittiva antimafia aveva agito Bacchi, che attraverso il suo legale di fiducia, l'avvocato Antonio Soda, si è rivolto al TAR fornendo risposte punto per punto alle contestazioni che avevano portato alla revoca provvisoria della certificazione antimafia all'impresa reggiana. In particolare si faceva riferimento a un frazionamento della somma di un subappalto che aveva fatto pensare un escamotage per aggirare i controlli antimafia. I due subappalti invece sarebbero stati dettati solo da esigenze organizzative del cantiere. Soddisfatto l'avvocato Soda, che però sottolinea come qualche figura politica abbia emesso una condanna anticipata e generalizzata che ora, sono sue parole, si dimostra priva di fondamento. Alla luce della sentenza del TAR, salvo ulteriori controricorsi, dovrebbe sbloccarsi il cantiere della tangenziale novellarese che i cittadini della zona attendono ormai da anni.
Ed ora parliamo della Reggiana. Reggiana che reagisce al deferimento per responsabilità oggettiva sul caso calcio scommesse e col presidente Alessandro Barilli ha scritto una nota in cui, oltre a dichiararsi estranea a qualsiasi fatto contestato, annuncia che procederà contro coloro che cercheranno di screditare squadra e società. La Reggiana è finita nel calderone causa il coinvolgimento dell'ex Granata Davide Saverino, contattato per la partita Reggiana-Ravenna, una gara che però venne giocata regolarmente. Cosa si rischia ora? Codice alla mano, dalla penalizzazione fino alla non ammissione al campionato, ma è più probabile che alla fine ci sia soltanto una multa. Probabile, dicevamo. La vicenda comunque rischia di fare stare col fiato sospeso tutto l'ambiente Granata. C'è tempo fino a sabato per preparare il memoriale difensivo, poi il 3 agosto è fissata l'udienza e nell'arco di qualche giorno, anche per l'imminenza dei campionati, sentenza ed eventuali ricorsi. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, l'esordio della Reggiana sarà domenica 7 agosto in casa con il Carpi per la Coppa Italia. Voltiamo pagina, ci sarebbe una spiegazione al caro bollette di Iren che sta provocando molto disagio, specie alle fasce economicamente più deboli. Il caso lo solleva la Lega Nord. Bollette che a volte sono il doppio o il triplo del corrispettivo dell'anno scorso, che gettono nello sconforto chi le deve pagare, colpiti specialmente pensionati, per lo più soli, che si vedono arrivare a casa importi bimestrali a volte ben superiori a quanto percepito mensilmente. Il caro bollette Iren sta diventando un caso, ma è difficile districarsi tra le motivazioni degli aumenti o i dati tecnici alla base delle esose fatture. Una spiegazione possibile ma non esaustiva ha cercato di fornire la Lega Nord dopo la recente commissione consigliare nella quale i responsabili della multiservizi sono venuti a delucidare sulla vicenda. Secondo il consigliere Andrea Parenti, infatti, leggendo la sfilza dei numeri del consumo, l'inghippo starebbe nel fatto che il costo del metano verrebbe convertito automaticamente in quello del teleriscaldamento, con buona pace degli utenti. Il rendimento medio di combustione di una caldaia tipo, infatti, è indicata nell'80%, valore che andava bene fino agli anni 80, ma che oggi è decisamente superato da un rendimento minimo di una caldaia tradizionale che si aggira sul 90% per arrivare a quello di oltre il 100% delle caldaie a condensazione. Un rendimento minimo del 90%, conclude dunque Parenti, sarebbe quello corretto, con tariffe che dovrebbero scendere mediamente almeno del 12%. I cittadini che abbiano a casa una caldaia individuale possono verificarlo di persona, controllando il rendimento di combustione. Sul teleriscaldamento, poi, i margini di guadagno per Iren sono molto alti, superiori del 13% dell'utile sulla vendita del metano. Cittadini, associazioni dei consumatori e amministratori dovrebbero far sentire la loro voce per calmierare il costo di bollette per molti reggiani ormai insostenibili. Iren si sta preparando all'estensione della raccolta domiciliare in alcune zone dell'area urbana di Reggio. In queste settimane, infatti, i tecnici dell'azienda stanno visitando circa 350 utenze produttive e parallelamente oltre 300 utenze condominiali domestiche per meglio definire le caratteristiche del futuro servizio che sarà attivo a partire da novembre. L'attività di monitoraggio riguarda alcune zone di Sesso, San Prospero, Pieve, Coviolo, Rivalta, San Maurizio e Buco del Signore. Dal prossimo autunno circa 13.000 cittadini reggiani passeranno dalla consueta raccolta stradale a quella domiciliare. Espianto multiorgano nell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia sul corpo di Graziella Fornaciari, 64 anni, di Reggio Emilia, in vacanza in Gallura. Ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale olbiese da lunedì 25 luglio a causa di un'emorragia cerebrale, ha cessato di vivere. Il marito, Maurizio Dall'Oglio, ex dirigente Asindustria, ha consentito alla donazione e dopo il periodo di osservazione per la verifica dello stato di morte cerebrale, questa mattina alle 5 è stato così avviato il prelievo degli organi. I funerali di Luciano Razzoli si terranno domani alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Minozzo. La salma lascerà l'ospedale di Parma dove si trova attualmente. Una breve sosta è prevista davanti alla casa del defunto a Razzolo. Luciano lascia la moglie Maria Letizia Guidi, la figlia Serena e il piccolo Samuele. Ed ora voltiamo pagina. Cresce il numero delle imprese in Appennino, ma la montagna denuncia carenza di infrastrutture e una scarsa rete di trasporti. L'Appennino reggiano sfida la crisi con l'apertura nel 2010 di 25 attività imprenditoriali rispetto al 2009, per un totale di 5.414 imprese.
I dati arrivano dalla Camera di Commercio, da un'analisi sull'economia della montagna reggiana presentata alla seconda conferenza dell'Appennino reggiano. L'incremento però non si traduce in risultati necessariamente positivi per l'economia. Sottoposte ad un questionario, infatti, il 60% delle aziende della montagna ha dichiarato un calo del fatturato, il 34% un aumento dei costi, il 16% un calo dell'occupazione e per un 40% problemi legati alla liquidità. L'indagine inoltre ha fatto emergere le sofferenze del territorio, a partire dalla carenza di infrastrutture e trasporti. Il 62% delle imprese fornisce servizi ad altre aziende della montagna. Gli imprenditori locali hanno evidenziato in questi aspetti un ostacolo all'espansione dell'economia. Il 74% delle imprese chiede il potenziamento delle infrastrutture viabilistiche, il 62% incentivi per progetti di ricerca e sviluppo, il ricorso alle energie rinnovabili. L'indagine ha consentito anche di tracciare una sorta di identikit dell'imprenditore della montagna legato al territorio perché vi risiede, che sceglie l'Appennino per la qualità della vita e dell'ambiente. Furto notturno alla Car Glass di via Agnolotti a Reggio. Sono stati asportati dalla cassaforte circa 1.500 euro. Tentato furto invece la ditta pneumatici Molini di via Fratelli Cervi, sempre a Reggio. I proprietari si sono svegliati ed hanno iniziato a gridare, mettendo così in fuga i malviventi. Ed ora ci fermiamo con la pubblicità, a tra poco. E siamo pronti per ripartire con la seconda parte del nostro telegiornale. Prima, come di consueto, rivediamo il riepilogo di oggi. Indagato il comandante della Polizia Municipale di Reggio, Antonio Russo, assieme alla dirigente comunale Battistina Giubboni, a margine del processo che vede alla sbarra tre vigili per l'uso dell'auto Velox in tangenziale. Potrebbero riprendere a breve i lavori della tangenziale di Novellara. Il TAR accoglie il ricorso della Bacchi di Boretto, annullando la revoca delle certificazioni antimafia. Dopo il deferimento nel caso del calcio scommesse, la Reggiana ha tempo fino a sabato per preparare il memoriale difensivo, udienza fissata per il 3 agosto. La Lega Nord cerca di spiegare uno dei motivi del caro bollette IREN. Secondo il consigliere Andrea Parenti, il costo del metano verrebbe automaticamente convertito in quello del teleriscaldamento. Secondo una recente indagine, cresce il numero degli imprenditori della montagna, ma mancano le infrastrutture e la rete dei trasporti è scarsa. Estraevano ghiaia dall'alveo del torrente Enza Ramiseto nel Reggiano e a Palanzano nel Parmense senza avere alcuna autorizzazione. È quanto ha scoperto il Corpo Forestale dello Stato, che ha immediatamente posto sotto sequestro 5 aree interessate dagli abusi, cioè 32.000 metri quadri, 20.000 metri cubi di ghiaia, per verificare a quanto ammonta il furto. Per l'illecita attività sono state denunciate 2 persone di una ditta di escavazioni. Un incendio di bancali con tavole di abete ha provocato danni la scorsa notte verso le 3 nel cortile di un'azienda di legnami, la Salati e Montepietra di via Claudia, a Castelnuovo Sotto. Per cause ancora da accertare si è sprigionato l'incendio, che ha riguardato solo il materiale stoccato nell'area esterna. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. I danni ammontano ad almeno 35.000 euro. Vanno di moda gli anni 60 e 70, come dimostra il successo delle sfilate di abiti dell'epoca. Una di queste è andata in scena a Guastalla. Antonio Lecci. Vanno di moda l'abbigliamento e gli stili di vita degli anni 60 e 70. Non solo la musica di quell'epoca attira sempre tanti appassionati, ma anche vestiti e accessori attraggono l'attenzione di chi ha vissuto quegli anni, ma soprattutto le nuove generazioni, che trovano piacevoli le scelte estetiche di abbigliamento di qualche decennio fa. Per questo ha ottenuto notevole successo la nuova sfilata vintage proposta nei giorni scorsi a Guastalla, non in piazza Mazzini come previsto a causa delle bizze del meteo nel fine settimana, quanto invece nel cortile interno di Palazzo Ducale, sempre in centro storico. Presente anche il sindaco Giorgio Venaglia con altri rappresentanti della locale amministrazione comunale. Un evento organizzato da Alfredo Miti, che ha idealmente ripercorso la storia di quel periodo, non solo attraverso gli abiti della collezione della guastallese Cinzia Iemmi, ma anche attraverso il ricordo del carosello, delle prime televisioni, che chi non aveva andava a vederla al bar, sorseggiando per tutta sera lo stesso bicchiere di gasosa o cedrata. Un ricordo dei personaggi dell'epoca, dei modi di fare, di dire, del varietà in TV del sabato, dei sogni di giovani di allora, la prima generazione dopo il secondo conflitto mondiale, le battaglie del 68, il boom economico, i momenti di crisi, nuovi modi di pensare e pure di vestirsi. Una bella serata di moda e di ricordi, intervallata pure da letture e da qualche esibizione di danza.
E stasera un simile defilé di abiti anni 60-70 chiude la sagra del crocefisso a Villa Rotta di Luzzara. È stato sottoscritto nella sede della provincia di Reggio un accordo per la cassa integrazione guadagni straordinaria della ditta Infissi Design, società cooperativa di Carpineti che opera nel settore infissi e serramenti con un organico di 22 lavoratori. L'intesa consentirà in questo modo di proseguire l'attività dello stabilimento ex Ferri. Consiglio comunale con tanto di striscione critico esposto dal comitato di Bosco, quello andato in scena ieri sera a Scandiano. La protesta era relativa alla mancata realizzazione della bretella tra la frazione di Bosco e Case Spadoni, annunciata nel luglio 2008 e rimasta lettera morta. Intanto il Consiglio comunale di Scandiano ha approvato il nuovo piano strutturale comunale. Siamo pronti ancora per la pubblicità, a dopo. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da... L'informazione di Reggio, il tuo quotidiano di Reggio e Provincia. Ed ecco le previsioni per Reggio e Provincia di domani, giovedì 28 luglio. Poco nuvoloso durante la mattinata, nel pomeriggio alternanza di pioggia e schiarite. Le temperature nel corso della giornata di domani saranno comprese tra i 16 e i 24 gradi. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da... L'informazione di Reggio, il tuo quotidiano di Reggio e Provincia. E siamo giunti così al momento di riepilogare le principali notizie di questo telegiornale. Indagato il comandante della Polizia Municipale di Reggio, Antonio Russo, assieme alla dirigente comunale Battistina Giubboni, a margine del processo che vede alla sbarra tre vigili per l'uso dell'auto Velox in tangenziale. Potrebbero riprendere a breve i lavori della tangenziale di Novellara. Il TAR accoglie il ricorso della Bacchi di Boretto annullando la revoca delle certificazioni antimafia. Dopo il deferimento nel caso del calcio scommesse, la Reggiana ha tempo fino a sabato per preparare il memoriale difensivo, udienza fissata per il 3 agosto. La Lega Nord cerca di spiegare uno dei motivi del caro bollette IREN. Secondo il consigliere Andrea Parenti, il costo del metano verrebbe automaticamente convertito in quello del teleriscaldamento. Secondo una recente indagine cresce il numero degli imprenditori della montagna, ma mancano le infrastrutture e la rete dei trasporti è scarsa. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie a voi per averci seguito, vi auguriamo una buona serata.